E lei, regina, ha consegnato più doveri reali ai principi Carlo e William, ma non ha intenzione di dimettersi da capo di Stato, ha affermato un esperto reale. La regina, 95 anni, è diventata la monarca britannica più longeva nel 2015, superando il regno della sua trisavola Victoria. Quest'estate festeggerà i 70 anni di servizio. L'esperto reale Jonathan Sacerdoti ha affermato che la monarca ha ceduto più compiti man mano che invecchia. Parlando a express.co.uk, Sacerdoti ha dichiarato: «Penso che stia cedendo di più, non solo a Charles, ma anche a William e ad altri membri della famiglia reale. Si stanno avvicinando al piatto per sostenerla e aiutarla, ma senza che lei abbia bisogno di dimettersi o allontanarsi dal ruolo. Penso che stiano facendo un ottimo lavoro in questo momento. Penso che lo stiamo vedendo testato e penso che stia superando quel test». L'esperta reale Angela Levin ha affermato che il principe Carlos a sua madre non abdicherà presto al trono per lui a meno che non sente che la sua mente non funzioni in modo acuto. Parlando a GB News, la signora Levin ha dichiarato: «Penso che Charles lo sappia. Questo è ciò che ha promesso nei suoi primi anni 20 quando è diventata la monarca ed è molto religiosa. Ha chiesto a Dio di aiutarla e non credo che vorrà attraversare quella strada, ma immagino anche che abbia molto buon senso e se è malata o sente che la sua mente non funziona in modo acuto come è ancora, potrebbe fare qualcosa. Ha dato al principe Carlo molti obblighi extra da adempiere per lei, il che è del tutto giusto e li ha accettati abbastanza bene così come altri membri della famiglia reale». L'editore reale Robert Jobson ha recentemente spiegato come il principe di Galles abbia svolto gran parte del lavoro pesante negli ultimi anni poiché non ci si può aspettare che la regina continua allo stesso ritmo. Parlando a Sky News, Jobson ha dichiarato: «È sicuramente l'erede al trono più longevo.